Rispetto alle nomine, le nomine purtroppo sono tutte, su tutte le nomine si dovrebbe fare una battaglia, perché come dicevamo prima non c'è mai una nomina, mai, e veramente sfido chiunque anche nella RAI a venire qui o quando vengono in commissione a dirci che quella nomina è stata fatta esclusivamente per merito, perché alla RAI non esiste veramente nessuno che riesca ad avere posizioni importanti che non abbia un santo in paradiso o un riferimento politico. La lei prima era Mediaset, certo, quindi fondamentalmente perché poi noi siamo settantesimi nella libertà di stampa e di informazione? Anche per questo motivo, perché noi abbiamo avuto un duopolio fondamentalmente. Prima c'era solo la RAI, che era l'appannaggio dei partiti, dove venivano messi direttori del consiglio di amministrazione solo per nomina governativa o del Parlamento. Poi abbiamo avuto Berlusconi e Berlusconi ha trasferito moltissimi uomini Mediaset all'interno della RAI, tutt'oggi assunti a tempo indeterminato con stipendi d'oro. Allora sì, un piano c'è. Allora, un primo punto fondamentale è quella della riforma del governo della RAI, ovvero bisogna cambiare il modo in cui si elegge il consiglio di amministrazione della RAI. In questo caso dobbiamo proprio cambiare dal vertice e dobbiamo proporre una legge nuova, innovativa, sul fatto che non è più possibile, anche all'interno della commissione di vigilanza, che il consiglio di amministrazione sia scelto per 7 membri su 9 dalla commissione di vigilanza. Presidente del consiglio di amministrazione e un altro membro del consiglio di amministrazione scelto dal governo. E poi nella commissione di vigilanza RAI il presidente del consiglio di amministrazione della RAI deve essere votato a scrutinio segreto. In soldoni i partiti si mettono d'accordo per fare la lottizzazione: io voto quello, tu voti quell'altro, e così si forma il consiglio di amministrazione della RAI. Formato il consiglio di amministrazione della RAI si nomina il direttore generale. L'ultimo direttore generale, che è Gubitosi, è stato nominato da Monti, formalmente dal consiglio di amministrazione, ma invece è stato nominato da Monti, e lo dice lo stesso Gubitosi in commissione di vigilanza RAI, diretta streaming con resoconto stenografico, perché ora c'è questa prassi in commissione di vigilanza, mentre prima non c'era. Grazie. Si è raccontato di una telefonata, la telefonata di Monti che gli dice: presidente, era direttore di Will, direttore, io vorrei dargli un'opportunità per aiutarci a migliorare l'Italia, può diventare direttore generale della RAI. Gubitosi a questa proposta non ha saputo dire di no. D'accordo sullo stipendio, chiaramente, perché è diventato di 650.000 euro lordi l'anno più rimborsi spese, e adesso è il direttore generale della RAI. Comunque, punto fondamentale: cambio della riforma del modello di governance e di elezione della RAI. Questo, da lì dobbiamo partire, noi la proporremo in Parlamento.